strada nasce da un'esigenza di dare dei servizi un po' a tutta la cittadinanza e alle aziende, e nasce da un'idea di due aziende. Una era l'allora Cuti di Imola, oggi Cuti Consai, e la CTF di Faenza, che sono due aziende di servizi e trasporti. E quindi da quest'idea parte Astra. Astra è un'azienda di consulenze e di smaltimenti in genere, e quindi si occupa prevalentemente di rifiuti, che oggi sono il problema del mondo, diciamo. La funzione di Astra è quella di acquisire i lavori, e a seconda della necessità, della tipologia di lavoro che viene acquisita da Astra, Astra provvede poi a chiamare in causa l'associato, sicché si tratti di trasporto o di altri tipi di servizi, di smaltimenti in particolari, perché abbiamo aziende che fanno smaltimenti anche di pericolosi. Dipende sempre dalla tipologia di servizio che viene richiesto. La nostra nicchia è quella del cantiere, quella delle ceramiche, quella delle fornaci. Per i materiali ceramici stiamo facendo uno studio in cui cercheremo di coinvolgere università e laboratori di ricerca. Dobbiamo lavorare nel tempo, abbiamo una faccia da mettere nel territorio, cerchiamo di lavorare meglio. Questa è anche un po' la missione di tutti i soci di Astra. Penso che la nostra forza siano i servizi, cioè là dove c'è da dare delle risposte velocemente, ed essere anche molto capaci di essere flessibili, perché la flessibilità non la troviamo nelle grandi aziende. Siamo ancora una piccola media azienda che può dare ancora delle risposte flessibili, grazie poi a tutti i consorziati. La flessibilità della consegna, del servizio, della risposta che si dà al cliente, ha fatto sì che noi ci siamo appropriati di una bella fetta di mercato e l'abbiamo sviluppata sul territorio. Vogliamo dare un servizio a 380 gradi.